Buonasera a tutti, buona tarda sera cari amici, buon tardo pomeriggio. Sono appena tornata dal supermercato Ipersimpli, ho fatto la spesa perché mi mancavano tantissime cose e ho pensato di fare un video vuota la spesa. Innanzitutto la prima cosa che vi mostro, così la metto subito nel freezer, sono gli spinaci in foglia che mi sono costati, innanzitutto ho speso 54 euro. E 59, però c'era pure mia mamma e ha preso anche lei delle cose, non sono state tutte cose mie. Allora, gli spinaci in foglia del marchio Auchan, questi qua sono venuti a costare 1,89. Un attimo solo che posso questo qua. Scusatemi, ma non li potevo tenere qui fuori dal freezer. Poi pesco a random perché allora non. Ho voluto prendere questo pacco di plum cake integrali che sono una novità. Sinceramente non li ho mai assaggiati. Io non vado matta per i plum cake, però sono curiosa di questi integrali perché ho visto una recensione dalla mia amica che io nomino sempre Marta del canale delle ricette di Mami, che le ha comprate e assaggiate e dice che non sono male. Siccome io amo le cose integrali, ho voluto provarli. Allora vi dico subito il prezzo. Allora, se lo trovo. Mamma mia, pazzesco. Plum cake. Insomma, 2,60 euro, non sono costati poco. Sono della Mulino Bianco. Poi ho preso una confezione di parmigiano, reggiano, grana, 2,17 euro. Poi ho preso un pacco di tuc, penso da 8 porzioni, questi al grana, padano e pomodoro. Scusatemi, mi è venuto di starnutire. Allora, i tuc sono costati 1,75. Poi una confezione di gran piada, piadina della marca Roberto, questa qua con olio extravergine di oliva, che è uno dei marchi migliori di piadine che io abbia mai assaggiato. E questo è piadina, piadina, piadina. Gran piada, 1,25 euro. Poi del prosciutto cotto che era in offerta, quello gran biscotto, e mi è costato 2,89, 120 grammi. Un pacchetto di wafer al cacao senza zuccheri aggiunti del marchio Auchan, che mi ricordo bene era 99 centesimi. Una confezione di pasta sfoglia al marchio Auchan rettangolare. Aspettatemi un secondo. Euro. Poi ho preso questo bamboletto cereali e soia. Ne ha parlato una mia amica di sempre di YouTube, Marianne, e diceva i top di supermercato, dice che questo pan bauletto, in particolare questo cereale e soia, è troppo troppo buono. Perciò io, curiosa come una scimmia, l'ho comprato. Vediamo un po', lo assaggerò, vi farò sapere. Sempre del Mulino Bianco ed è costato 1,39 euro. Poi ho preso le mie amate Kinder Colazione Più con farina integrale, che vi dico subito il prezzo, 2,99 tantino. E poi ho preso per mio marito una fetta di auricchio dolce, e qui non si vede il prezzo, 3,11, non era in offerta. E la prima busta è andata. Poi ho preso due bottiglie di latte senza lattosio HD del marchio Granarolo.
E questo è venuto a costare, guardate un po', questo è venuto a costare latte HD 1,69, era tipo in offerta. Poi ho preso un paccone di 450 tovaglioni di questo marchio Aloha. E questi quanto sono costati? 2,99, mizzica, 3 euro, però sono tantissimi. E un pacco in trispa. Poi ho preso le sottilette light. Queste sono venute a costare 2,19. Poi ho preso una latta di mais Bonduelle, questo è il migliore. Allora, com'è che non lo trovo? Ah, il Bonduelle 1,35. Poi ho preso una confezioncina di wurstel al pollo per mio marito, che lui adora i wurstel, io non tanto, non ho. Questi del marchio Villo e questi sono venuti a costare. Dove sono? Perché non li sto trovando? Ah, qui 35 centesimi. E poi, non so se già lo sapete, ma credo di sì, acquistando due barattoloni di Nutella Ferrero da 800 oppure 930, non mi ricordo l'altro brand, ho preso quella da 800, che veramente è venuta a costare a barattolo 5,79, però se la compro in bottega una confezioncina piccola costa 4 euro e qualcosa. 3 euro qualcosa, e quella di più grande costa quasi quanto questa. Con due barattoli di Nutella danno, collegandosi su internet nel sito della Ferrero, la t-shirt. Fino al 28 di ottobre c'è questa promozione. Siccome mio marito è ghiotto di Nutella, ha detto approfittiamone, perché tanto qui la Nutella non scade. A me piace tanto, però fa ingrassare e poi è troppo dolce, però anche per i dolci, per una ricetta la posso utilizzare. Mi pare che ho finito a mostrarvi tutto. C'erano pure il vino e altre cose di mia mamma, ma lei già se li è portati. Va bene, vi saluto e vi ringrazio di avermi seguita. Grazie, ciao.